deve avvertire, perché magari sono problemi di sicurezza, c'è il personale da avvisare. Non è che uno, se io rimango qui al Sole 24 Ore, Radio 24, oltre l'orario di lavoro, cosa che peraltro non capita mai. Ecco, appunto. Perché io alle 20:50 qua scappi, Dio, come scappi? Scappo già prima, già al minuto prima scappo, io metto già via tutte le cose. Tu mentalmente scappi, però, già da, già adesso 18:52 già finito, esatto, sì. Ma qualora capitasse devo avvisare Sebastiano Barisoni, Roberto Napoletano, il capo dell'amministrazione, il capo del sindacato, cioè, il capo del CDR, anche il direttore della Reggia di Caserta deve avvertire. Sì, beh, certo, tranne Napoletano, cioè Roberto, vabbè, ragazzi, Napoletano, ma non si può scrivere, ma scusami, cioè, ragazzi, se Napoletano ma permane al lavoro oltre il suo orario, vabbè, ma che cazzo c'entra, ma tu non puoi sempre scrivere, non perché può... Napoletano torna a casa alle 4 del mattino, ma non, lo voglio dire. Ma non puoi, cioè, è uno dei più grandi lavoratori, fate prego, è un grande lavoratore, cioè, siccome è uno dei più grandi lavoratori italiani, il contrario di fate presto, il contrario di fate presto, non fate presto, fate tardi, dice lui, fate tardi, rimane fino alle 4 del mattino, lui rimane, lo voglio dire agli amici imprenditori all'ascolto, e non sia piaggeria questa, lui rimane, dillo al nuovo presidente di Confindustria, esatto, fino alle 4 del mattino, ed è il primo ad arrivare la mattina alle 7, un leccaculo, è così Barisoni uguale. faccio tardi, regionale, rotative, capì? E quindi è così, quindi va avvisato il sindaco. Vabbè, Filippo da Modena, vai. Filippo da Modena, no ma non mi interessa gente. Ciao, ecco, Filippo da Modena, non rompere i coglioni, dai. Filippo da Modena, vediamo cosa dice Filippo da Modena, vediamo l'intellettuale Filippo da Modena cosa dice.